Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati all'Armeria Innocenti per la nostra serie di video dedicata ai tutorial. Un video speciale perché, per due motivi. Primo perché sono sicuro che sarà molto utile e secondo perché è una richiesta che mi è arrivata, Loreno, da diversi cacciatori che hanno un grosso problema, cioè quello di avere l'occhio dominante opposto a quello del loro verso di tiro, cioè gente che ha cacciatori che hanno appunto sono mancini, hanno l'occhio dominante destro e viceversa. Ecco, mi domandano di domandarti, ecco, che soluzioni si possono trovare se è possibile migliorare molto le cose. Allora, non è così semplice come potrebbe sembrare magari di trovare una soluzione. Nei casi drastici, come questi casi qua, dove uno ha perso l'occhio oppure gran parte della possibilità di vedere dall'occhio, diciamo, dove spara, si fa dei calci particolari, Cosiddetti ortopedici, diciamo anche se, ortopedici. ecco, modificati. Modificati, infatti, un po' essere che praticamente si portano uno in braccio di destro, ma in effetti va in linea con l'occhio sinistro. Ma queste sono cose su cose gravi. Un normale occhio guida mancino, anche se uno spara di destro, si corregge. Semplicemente se uno riesce a farlo chiudendo l'occhio sinistro, Quindi una quindi cosa meccanica personale. personale, che lo fanno la maggior parte senza neanche rendersene conto. Infatti tanti non riescono a sparare a occhi aperti perché a occhi aperti si incrociano le canne e non riescono a capire dove sparano. Quindi hanno già risolto da soli chiudendo l'occhio, chiudono l'occhio, vanno a imbracciare e sparano Giusto. tranquillamente dritto, non c'è problema. Tanti che sparano tante cartucce si sono abituati a sparare a occhi aperti e quindi per loro hanno, Capito un po' diciamo, la rosata dove va il hanno bersaglio. fatto, si sono abituati, sono persone che sparano almeno 2000 cartucce l'anno, cioè un grosso allenamento, imparano a sparare più sulla destra rispetto al bersaglio, il cervello ha comunque compensato con la pratica il loro errore. Tutti mi dicono qual è meglio, ci sono queste due fonti Tutte e due teorie di che pensiero, di tanti di tirare occhi aperti, ma occhi aperti ci vuole un grosso allenamento e avere spesso il fucile in mano, per abituare il cervello a tirare fuori per colpire. Io semplicemente a quelli che cominciano, se trovo un ragazzo che inizia da loro e deve imparare, consiglio ovviamente, dato che sei mancino, a sparare di mancino, perché trova meno problemi in commercio. Oppure se riesce a chiudere l'occhio senza grossi problemi, ma per queste persone chiudere l'occhio buono, l'occhio dominante, dominante diventa in molto. natura, un po' innaturale, quindi devi vincere la tua Devi vincere, naturalità. ecco, devi abituarsi e quindi ci vuole un po' di pratica. Comunque si riesce a Quindi farla. consigli intanto di fare un po' di tiri al piattello, comunque tiri all'elica o percorso di caccia, in modo all'inizio di Di capire. capire un attimino. Se uno non ha, molte volte è una discendenza questa che indietro avi c'era qualcuno che si era occhio Qualcuno che aveva. mancino o destro sia. E quindi hanno delle, diciamo, particolarità che riescono a farlo senza grossi problemi. Dove non c'è questo, bisogna comunque trovare una soluzione. Molte volte si guarda caso per caso, non Certo, è che si può delle fare, cose leggi generali, ma ecco. si può aiutare col calcio dando un po' più di deviazione o diminuendo a volte, perché quando uno va a imbracciarsi con per esempio destro con l'occhio guidante mancino, tende l'occhio sinistro a voler andare a vedere, quindi va a buttare la testa in modo Innaturale. innaturale e quindi si trova completamente Fuori dai fuori bersagli. dal bersaglio. Specialmente che sono bersagli in movimento, non si tratta di andare a tirare di selezione un Fermo, canocchiale, tu. uno si A fermo si adatta. adatta, ma Il movimento con devi la dare caccia a le pallini, anticipi, certo, troppe cose da fare in un attimo e non riescono a farlo così facilmente. Se uno va a palla cinghiale, col punto rosso ecco, si risolve il infatti, problema. questo era alcuni di questi ragazzi mi avevano chiesto, che erano appunto appassionati della caccia in battuta al cinghiale. Ed essendo un proiettile unico e non una rosata che si muove nell'aria Deve in essere tre dimensioni, preciso, esatto. deve essere preciso. Quindi lì col punto rosso a livello elettronico riusciamo a compensare, perché gli occhi, basta vedere uno dei due occhi, vede un punto rosso, quindi con quello lì
quindi basta portarlo sul bersaglio e si spara, non è importante che sia tutto o il resto, o sinistro. Quindi lì il cervello lavora su un punto ben preciso, sì. E su una, quindi lì. Ecco, però ti volevo fare una domanda un po' provocatoria, prego. Anche in conformità del fatto che l'Aimpoint, per esempio, ha costruito ultimamente, di recente, un punto rosso dedicato ai fucili ad anima liscia. Ecco, quello in quel caso lì, tutta questa problematica viene risolta un po' più facilmente se usi un semiautomatico, ovviamente. Sì, sì, aiuta, però anche lì va visto che tipo di caccia fa. Se si va al cesto, si spara alle anatre, si spara ai colombi, dove c'è da fare un tiro comunque lineare abbastanza comodo, riesci a farlo senza problemi, perché lui ti dice dove va la fucilata, quindi occhi aperti, cioè i punti lo porti nell'anticipo che vuoi e spari, e lì ti risolve il problema. In un tiro rapido, come la beccaccia, nel bosco, beccaccia, ma anche i tordi in mezzo all'oliveta, alla scatola, devi tirare un attimo, pum, non hai il tempo di portare il merino. Chiaramente. Quindi lì... No, io infatti era una domanda provocatoria, perché molti dicevano no, con quello ho risolto tutti i problemi. Io ho storto un po' il naso e ho detto aspettate, voglio fare una trasmissione, parlare con Loreno, perché qualche va dubbio visto, ce l'avevo. Va visto, infatti sono usciti i dubbi. Possiamo risolvere tante cose, un tiro mirato, ponderato un attimino, una linea spara, certo. Non c'è problema, lui si dice dove va la fucilata e lui non sbaglia. Non è ma che certo, io l'ho provato, poi si spara a palla, non c'è problema. Non c'è problema. Dove possiamo avere un tiro rapido invece lì diventa una questione più molto personale, e comunque diventa difficile sparare in una imbracciatura, boom, come certo. Se avete una tirare in quella poco spazio, certo. Non è il tempo di mirare, è una cosa molto istintiva. Lì molte volte non conta più neanche tanto l'occhio destro e l'occhio sinistro, ma gli occhi vedono il bersaglio, ci si imbraccia e si spara. Certo. Tant'è vero che ha queste problematiche qui, si accorge che spara molto bene se spara l'imbracciatura a tiro corto più che altro. Corto l'imbracciatura riesce a sparare ugualmente più o meno come gli altri. Quando si mette a fare un tiro mirato dove ha bisogno di allinearsi e mirare un capellino, più mira più sbaglia. Ecco. certo, quello succede anche con quelli normali. Va bene, però si fa tutti. Ecco, va bene, però c'è una questione tecnica. Però, ecco, queste persone qui più cercano di mirare, più cercano, e più l'occhio sinistro comanda. In questo caso sto parlando di uno che è un braccio di destro e mira purtroppo l'occhio sinistro. Quindi più cerca di mirare, più l'occhio cerca di mirare la canna, più sbaglia, più va fuori, va fuori circa un metro di fucilata. Però ecco. Per concludere l'argomento, che penso che tu abbia dato tutte le indicazioni possibili, certo, andare a modificare un calcio in questa maniera e fare un ortopedico, ci sono anche dei costi da affrontare, ovviamente, che a volte questi costi giustificano e non giustificano, dipende dalla tipologia della cosa, quindi c'è una spesa da affrontare. Sì, questo è fatto per farvi vedere, si certo. Può fare cose drastiche, ma queste sono, una persa l'occhio, e certo, un pallino, va bene. Una malattia, qualunque tutto cosa, certo. si realizza comunque delle cose alternative, ma questi sono casi. Però visto che il cacciatore medio italiano comunque almeno 2 o 3 fucili a casa, nel caso in cui ci fosse questo un discorso di patologia diciamo personale di che abbiamo visto di avere l'occhio dominante opposto al verso di tiro, con 2 fucili, uno magari per la caccia a palla con punto rosso e che gli va, può andare bene anche poi per il colombaccio eccetera se usa palli, e con un altro fucile un po' più da imbracciatura, alla fine il problema si risolve, non è che ci siano poi delle grandi cose. Quindi ecco, abbiamo fatto una cosa, grazie Loreno, perché abbiamo tranquillizzato un po' alcune persone, che alcuni ragazzi giovani che si stavano muovendo nella caccia erano molto preoccupati dei costi e ma più che il costo dice sarà possibile, se mi rimarrò così tutta la vita, non c'è. No, insomma, magari venite a trovare Loreno, dategli un colpo di telefono in modo che ne parlate direttamente con lui, vi fate una girata qui a Montemurlo e il risultato lo otterrete. Bene, signori, grazie della vostra preziosa attenzione e ci vediamo con Loreno ad un prossimo tutorial. Grazie.